Buongiorno ragazzi, oggi parte la rubrica sull'anatomia e andiamo a parlare del gran pettorale, un muscolo grande, un muscolo ambitissimo da allenare e ambitissimo da far crescere. Allora, il pettorale, quando si parla del pettorale, in realtà si parla di questo muscolo, il gran pettorale. Di questo muscolo conosciamo che è formato da tre parti, una parte clavicolare, una parte sternocostale e una parte addominale. Queste tre parti hanno anche delle funzioni precise, delle origini precise. La parte clavicolare ha origine dalla metà mediale di margine anteriore della clavicola, la parte sternocostale ha origine dalla fascia sternale e dalle cartilagini della seconda alla sesta costa. Sulle cartilagini costali, terza, quarta e quinta, vi possono essere anche delle inserzioni supplementari profonde. La parte addominale ha origine dal foglietto anteriore della guaina dei muscoli retti nella sua parte superiore. Questo muscolo, quindi costituito da queste tre parti, si vanno ad unire e si vanno a inserire sul braccio, dove? Sulla cresta della tuberosità maggiore dell'omero. In particolar modo, la parte addominale si va a inserire più prossimalmente all'omero, la parte clavicolare più lontana, quindi distalmente, andando a costruire in base a questa inserzione a incrocio di fasci una tasca con apertura superiore. Che cosa combina questo muscolo da un punto di vista funzionale? Beh, è semplicissimo quello che combina il gran pettorale perché lo utilizziamo giornalmente per fare tantissime cose, ma anche durante i nostri allenamenti, durante tantissimi sport. Il pettorale, in particolar modo, possiamo andare a descrivere la sua funzione come nel gesto di tirare un pugno. Capiamo subito che è un forte intrarotatore perché ruota il braccio all'interno e come altra funzione principale ha quello di addurre il braccio, ossia il gran pettorale abbassa il braccio abdotto sollevato. In particolar modo, a braccio in abduzione, le parti clavicolari e sternocostali possono determinare un movimento di antiversione. Questo muscolo è anche importante nell'ispirazione, tipico può essere il gesto che possiamo notare quando i corridori sono molto affaticati, si inginocchiano, puntano le braccia contro le gambe e durante questo meccanismo di ispirazione forzata il gran pettorale interviene per aiutare l'ispirazione. Come abbiamo capito, il gran pettorale è un muscolo molto importante nella funzione di addurre e intrarotare il braccio. Lo utilizziamo quando ci alleniamo in palestra in tantissime gestualità, interviene nelle spinte con i manubri, nella panca piana, nei dip alle parallele, nei piegamenti sulle braccia. Ogni qualvolta il braccio si avvicina al centro del corpo, lui interviene. Possiamo allenarlo con movimenti fondamentali, multiarticolari, come per l'appunto i dip, piegamenti sulle braccia, distensione sulla panca piana, o movimenti monoarticolari, come possono essere quelli con le croci, con i manubri, le croci ai cavi alti, per intenderci. Ok? Quindi abbiamo tantissimi modi per allenarlo e anche nella pratica della quotidianità, negli sport che possiamo andare a praticare, come negli sport da combattimento, negli esercizi come la pallavolo, il nuoto, questo muscolo interviene tantissimo ed è fondamentale allenarlo in maniera corretta per riuscire ad allenarsi in maniera ottimale. Quando lavoriamo su un piano inclinato, come per esempio le spinte con i manubri, panca a 30 gradi, andiamo con questa inclinazione a coinvolgere maggiormente i fasci clavicolari. Ricordiamo sempre che, appunto, come avete capito, come il decorso delle fibre del gran pettorale, non è possibile andare a lavorare con il pettorale interno perché non esiste. Il decorso di queste fibre muscolari partono dalla clavicola, dallo sterno, dalla parte bassa, si dirigono verso il braccio. Quindi si contraggono in questa maniera, ma non è possibile andare a contrarre solo un pezzettino interno di questo muscolo, perché le fibre muscolari non si vanno a contrarre in questo modo. Ok? Quindi questo è importante. Non esistono esercizi per il pettorale interno. Possiamo andare a selezionare con determinati lavori, come abbiamo visto, sui vari inclinando i gradi della panchetta, maggiormente i fasci clavicolari, maggiormente i fasci sternali o maggiormente i fasci addominali, ma non possiamo spostare il lavoro più sull'esterno o più sull'interno, perché il pettorale si contrae sempre
come un tutt'uno. Il gran pettorale in stazione retta ha una forma rettangolare, quando alziamo il braccio va a prendere una forma più triangolare. La forma di per sé anatomica è dettata molto dalla genetica ed è dettata molto un po' dalle sue origini, clavicolare, sternocostale e addominale. Quindi diciamo che la forma, ci nasciamo con la forma del nostro pettorale, con l'allenamento lo possiamo allenare, lo possiamo andare a ipertrofizzare, ma anche la crescita muscolare di questa regione del corpo dipenderà da altri fattori e soprattutto dalle origini, dall'inserzione, ma soprattutto come queste sono posizionate all'interno dei vari distretti articolari. Importante, abbiamo capito le funzioni che fa questo muscolo, come facciamo andarlo a contrarre, quindi per lavorarlo nel migliore dei modi dobbiamo cercare proprio di andare a rispettare l'anatomia del muscolo del gran pettorale, e stessa cosa per andare a stirare questo muscolo dobbiamo andare a fare il movimento inverso, quindi in particolar modo il gran pettorale, per essere stirato nel modo migliore dobbiamo andare ad applicare un'extra rotazione e un sollevamento del braccio. Ancor più se abbiamo il braccio sollevato oltre l'altezza delle spalle, permette un completo allungamento di tutti i fasci del gran pettorale. Io penso che questa prima puntata possiamo concluderla qua. L'anatomia è importante, io spero con queste piccole pillole di darvi magari qualche piccolo consiglio per allenarvi al meglio, farvi capire come è costituito il nostro corpo e perché no, tutto questo vi permetterà di allenarvi alla grande. Se questa rubrica vi piace lasciatemi un pollice all'insù, iscrivetevi al mio canale se non siete ancora iscritti. Ciao ciao!